Sono le più estese d'Italia queste foreste di pino lariccio della Sila, eppure non sono che l'ultimo lembo della impenetrabile Silva Bruzia, descritta con stupore all'inizio del Novecento dall'inglese Norman Douglas e sterminata pochi decenni dopo per farne traversine ferroviarie. Rimboschite di sana pianta dagli anni 60, le tre Sile, grande, piccola e greca, raccolgono oggi una delle più ricche e varie nature d'Europa ed è da qui che la Calabria vuole ripartire. È una sfida molto importante che non vogliamo perdere perché questa volta abbiamo a disposizione le risorse, abbiamo a disposizione le professionalità, quindi abbiamo diciamo, tutte le condizioni perché si possa arrivare a questa rivoluzione, fare della Calabria una regione normale. Il riscatto punta prima di tutto su un turismo alternativo, verde e sostenibile, ma non per questo meno capace di dare lavoro. Un aiuto viene dai programmi europei come il Pan Life. Questo progetto che vale intorno a 2,8 milioni deve arrivare a delle cifre ben più forti, ben più grandi sui fondi comunitari in modo da poter salvaguardare questo nostro patrimonio e sviluppare i servizi ecosistemici, quindi creare reddito anche dal patrimonio della nostra biodiversità. Offrire la natura al turista però non è facile come sembra perché la concorrenza in un paese che non per nulla si chiama il bel paese è tanta e agguerrita e poi perché l'accoglienza anche per una clientela che ama il contatto diretto con l'ambiente deve essere all'altezza delle aspettative. Cosa manca al marketing territoriale italiano? Siamo stati abituati per molti anni a lavorare sul marketing enfatico, ti racconto solo le cose più straordinarie, più belle che ho, cercando di nascondere nella migliore delle ipotesi tutto quello che non funziona, è un marketing un po' autoreferenziale. Un cambiamento di sensibilità è l'obiettivo della terza Summer School organizzata dal Parco Nazionale della Sila qui nella sede di Lorica, dove operatori e imprenditori dell'ecoturismo locale imparano che l'ospitalità è fatta soprattutto di dettagli. Con la formazione intensa che stiamo facendo in questi giorni, ci si apre un po' la mente per cercare di vederli laddove da soli non riuscivamo prima a carpire delle piccole sfumature, ma per il turista sono fondamentali. Non è un dettaglio invece ignorare che le strade virtuali portano più visitatori di quelle reali. Se non sono su Google non esisto, cioè non esisto proprio tecnicamente, non sarò trovabile e quindi non mi serve a nulla. Allora il tema è provare a cambiare la cultura dell'informazione. Per promuovere il turismo nei parchi naturali c'era un tabù culturale ed è stato rimosso. Fino a pochi anni fa finalità essenziale era quella della conservazione. Oggi si è capito che soltanto se abbiamo dei visitatori e se i parchi sono conosciuti si possono conservare al meglio e si possono valorizzare. Bisogna far capire agli stranieri che i parchi italiani non sono parchi che offrono soltanto l'aspetto naturalistico, ma è anche un'offerta completa in termini turistici, di attività per il tempo libero, di sport e molto altro. Idee che anche grazie al confronto con i docenti della Summer School sono già realtà, come la prima ciclovia regionale. Abbraccia il Parco del Pollino alla Spromonte passando dalle aree interne, aree protette, parchi regionali, quindi comunque un cammino, un turismo che parte dall'interno verso quella che è la Calabria un po' più wild, la vera Calabria.